Ragazzuoli, la vita è come una scatola di cioccolatini, ti fa venire la diarrea. Io direi che potete lasciare anche subito like dopo questa affermazione. Signori, siamo tornati. Per voi è stato probabilmente un weekend normale, un weekend easy, un weekend tranquillo. Anzi, sotto nei commenti scrivetemi cosa avete fatto questo weekend. Bella ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo episodio del Driving Breakfast. Come ogni lunedì, buon lunedì, buon inizio settimana. Siamo qui con un'altra settimana da iniziare insieme. Quindi subito, immediatamente, biscottino spezzato per voi che state a scuola, che state al lavoro, che state dove pare. Qui c'è Nala, non la vedete ma c'è. Io vi spezzo un biscotto per farvi iniziare bene la giornata, perché so che vi fa piacere. Ho un botto di cose da dire, no, un botto no, però ho molte cose da dirvi. Sono appena rientrato dentro casa, è mezzogiorno e un quarto. Nel corso di questo episodio vi dirò che cosa ho fatto questo weekend. Prima di iniziare, signori, io direi che possiamo provare a raggiungere i 25.000 like. So che ce la potete fare. Lasciatemi anche un commentino qui sotto scrivendo hashtaggino DMB con una domanda per il prossimo Trend Breakfast. Così, se siete quei fortunati, proprio vincitori del niente, potete fare in modo che io legga la vostra domanda. Io sono tornato ieri da Roma. Sono tornato ieri da Roma, poi vi spiegherò il perché ero giù. Venerdì sono andato a Roma, sono tornato domenica a Milano, poi da Milano ho preso la macchina, sono andato in Svizzera e sono tornato questa mattina. E voi direte sti cazzi! Ma il mio WhatsApp questa mattina era pieno, sì, proprio una valanga di foto di persone che abitano a Roma, tra cui i miei parenti, i miei amici, chi ve pare, qualsiasi persona che mi manda foto di Roma completamente innevata. Cioè, ci stanno i miei cugini che comunque abitano vicino a me, che giocano nella neve, ma neve alta, cioè neve, sembra veramente il Monte Everest. Io sono stato in Svizzera, che comunque è un paese conosciuto per i paesaggi con la neve, Milano, che comunque è conosciuta per il freddo glaciale, e a Roma, che è conosciuta per il caldo. Io come faccio a essere così tanto sfigato da partire la domenica e la domenica notte nevica? Arrivo in Svizzera, c'è sta la neve solo sul bordo strada, capito? Quella neve tipo nera che fa schifo, che proprio la tocchi e marcia, è fango. Arrivo a Milano, sole, sole che spacca, fa caldo, io c'ho caldo, fa caldo, fanno 20 gradi faranno a Milano. Volevo vedere la neve perché non la vedo spesso, l'ho vista a Milano qualche mese fa, se non mi sbaglio era a novembre. Però no, Dio ha deciso che doveva nevicare esattamente quando io me ne andavo, quindi io vorrei spezzare un mini biscotto a Gesù e a Cristo, e a, che sono la stessa persona, e a Dio. Nevica ogni 27.000 anni a Roma, e quando nevica io sto a Milano in Svizzera e c'è il sole, cioè c'è il sole e c'è la neve fango, la neve è proprio brutta, quella nera. Un biscotto? So trattare un cane, non vi preoccupate, è ancora viva. Poi perché il meteo mi dice che a Milano c'è meno un grado? Ma meno un grado di dove? A parte il nevischio, a parte tutti questi problemi, mi ha fatto molto piacere che avete apprezzato il video con Michelle che è uscito ieri. Siamo arrivati a 41.000 like, 222.000 views, è andato molto bene, sono contento. Però una cosa che mi ha perplesso, una cosa che mi ha fatto venire il dubbio. Allora, come sapete, il prossimo 4 marzo ci saranno le elezioni per decidere di che morte dovrà morire l'Italia. Mi sono arrivati molti messaggi. Che mi dicevano che ero filo berlusconiano. E io non riuscivo a capire, non proprio filo berlusconiano, perché proprio mi dovrebbe piacere Berlusconi, a parte che va con le escort e pippa moltissima cocaina. Vado a vedere sul mio video e io ho messo 5 pubblicità in quel video, e su 5 pubblicità 4 erano di Berlusconi. Ora già non ci sono più, ma qua, ieri 4 su 5 erano di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, sicuramente sei un grande imprenditore, Silvio Berlusconi, sicuramente hai fatto il tuo percorso da imprenditore, hai fatto moltissimi soldi, tantissimi, ti invidio per questo. Qual è il motivo di fare pubblicità nei video YouTube? Cioè, io capisco che la mia fascia di pubblico sia 18-25, e quindi è gente che vota alle elezioni. E ora voi direte: non è vero, Dredd, ti seguono solo i bambini. 7 anni fa, poi sono cresciuti. La mia fascia maggiore d'età è 18-25, che è il 54%. La fascia dopo è 25-34. La fascia dopo è 13-17. Quindi la maggior parte del mio pubblico va a votare. Però Silvio Berlusconi, ma avvertimi, no? Ti metto il canale, te lo abbellisco. Metto donne nude, metto quelle promesse lì, capito? Silvio Berlusconi. Quindi quello che voglio dirvi è che le pubblicità sul mio canale non le scelgo io. Cioè, sono automatiche in base al range d'età. Però mi ha fatto molto ridere questa cosa, che ora i politici fanno propaganda sui video di YouTube. Sono un parassita dello Stato. Non prendetevela male se ci sta, se vedete le pubblicità di Berlusconi, perché quando le vedete, o di Renzi, o del Movimento 5 Stelle, o di qualsiasi altra cosa, perché non le mettiamo noi? Ma voi vi chiederete, cara Nala, ma perché eri a Roma? Io a Roma, signori, sono andato per due motivi principali. Uno, perché era il compleanno di mio cugino, quindi auguri Flavio,
ben 15 anni, ormai sta diventando un ometto. L'altro motivo era che mi sono fatto un nuovo tatuaggio. Ma lo sto arreccando. Mi sono fatto un nuovo tatuaggio che vado a mostrarvi. Ah, coglioni, non è vero, era l'altro braccio. E poi mi vedete, quindi mi avvicino. Come potete ben vedere è un occhio. Non ha un significato personale, ma semplicemente mi piaceva perché gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi volevo tatuarmene uno. E ha fatto molto male, ragazzi, ha fatto molto male. Io pensavo che il gomito facesse male quando mi sono tatuato il gomito, ma l'interno del gomito, ragazzi, è un dolore proprio fitto, fisso, proprio che non finisce, costante, senza sosta, senza fine. Sono stato 3 ore a tatuarmi, però, signori, un dolore atroce, un dolore veramente atroce. Forse quello che mi ha fatto più male, quello che mi ha fatto meno male è stato incredibilmente il primo, perché non mi ha fatto proprio qua, zero. Qua e qua non fa male, ragazzi. Poi da quando salite, allora, questa parte del corpo non fa male, poi dipende dalla persona. Questa fascia dolorosa in culo, qua sotto, madonna, ragazzi, mi manca la spalla, che comunque non dovrebbe fare male. Poi non so se continuerò, probabilmente continuerò, non so se, se l'altro braccio, non so se la gamba, non so se il collo, non so se la mano, non lo so. Probabilmente inizierò prima quest'altro braccio e poi scenderò sulle gambe. Però sì, ha fatto un dolore cane. Però ne è valsa la pena, ragazzi, perché, cioè, a me i tatuaggi piacciono, sono sempre piaciuti, soprattutto in bianco e nero. Non so perché mi piacciono di più quelli in bianco e nero rispetto a quelli colorati. Però hanno boh, cioè, su di me, io ho la pelle chiara, capito? Quindi il bianco e nero mi rimane abbastanza fico, secondo me. Poi comunque come disegno, come vedete, ci sta. Non so se lo vedete. Poi adesso almeno ho quasi una manica intera. Ovviamente adesso è rosso in culo, ragazzi, deve schiarire un botto, se deve, è ancora un po' no, gonfio, in realtà no. E poi mi manca solo questa parte qua che è bianca, mi dà fastidio un botto. L'unica cosa è che mo me brucia in culo. C'è sta metà gremina. Stanotte già ha finito di perdere l'inchiostro, che se non lo sapete i tatuaggi voi li fate, ci mettete la pellicola. Io la pellicola la metto durante la notte, perché almeno spurga tutto il suo inchiostro e almeno non mi sporca le lenzuole e non si appiccicano i pelucchi sul tatuaggio. Per i primi 2-3 giorni vi spurgherà inchiostro a non finire. Poi in realtà adesso già ha finito, quindi adesso è entrato nella fase di comincio a bruciare, cominciano a staccarsi le pellicine. Non te grattà, perché sennò so cazzi tuoi. Ma signori, siamo finalmente arrivati a quel momento della giornata in cui leggo i vostri commenti dello scorso Dread and Breakfast, che tra l'altro lo scorso Dread and Breakfast ha fatto un botto di commenti perché l'avevo chiesto, quindi grazie Madak. 2954, ne avevo chiesti 3000. Di Cristo zio, faccio una canna enorme. Lorenzo Maraffino, soddisfatto di Boosers? Come avete avuto questa idea? Sì, sono molto soddisfatto di Boosers. E se volete andatevi a scrivere, che siamo quasi a 150.000, ragazzi. Siamo quasi a 150k. Sono soddisfatto perché stiamo facendo cose che nessuno ha fatto su YouTube Italia, come le escape room. Nana si sta leccando la patata. Abbiamo fatto le escape room, dentro ci abbiamo chiuso Surri, cioè prima Klaus e poi l'ultima abbiamo fatta con Sure. Ne abbiamo fatte altre due, ragazzi, che voi non immaginate neanche quanto facciano ridere. Campa Channel, hai ancora importanti sogni da realizzare? Sì, ho molti sogni da realizzare, tra cui comprare una casa, comprare una macchina, ma l'ho già comprata. Voglio comprarmi una casa prima o poi, tra 4-5 anni vorrei comprarmela. Quindi ora che ho comprato la macchina ricomincerò a mettermi i soldi da parte per una casa. Ercano, DMB, ma le Strokers erano un attimo fermate perché erano entrate in una monotonia assurda, quindi ho deciso di bloccarle un attimo. Magari rallento, ne faccio una ogni 2 settimane, non una a settimana, perché stanno a diventare sempre uguali e pesava un po' la situazione. Però torneranno. Filippo Catania, cambia la password del cell, si vede in video. Ragazzi, non me ne frega un cazzo, un cazzo. Cioè, io ve lo posso anche dire, la mia password del telefono è una M. Ma che cazzo ci fate voi? Cioè, che cosa vi serve sapere che la mia password è una M? Quando mai avrete il mio telefono in mano? Anubis Gamer, Dio santo, quanto cazzo parli? Arriva al punto e basta, non è che ci interessa la storia della tua vita. E allora, che cazzo hai aperto a far video? Anubis Gamer, sei stupido? Penso proprio di sì. Cioè, se è una serie che faccio da 2 anni e mezzo in cui racconto quello che mi succede, perché dovrei farla in modo diverso solo perché a te non piace? Gianmarco Scirè, hai in mente i tuoi prossimi tattoo? Questa domanda cade a fagiolo, che come ho detto mi manca solo questo. E sì, ho in mente cosa fare, ma non ve lo spoiler. Magnum HD, DMB, ma finito il rotto comando cosa farai? Non lo so, il rotto comando adesso l'ho messo in pausa perché volevo ricominciare a fare dei video normali, perché stavo facendo solo il rotto comando e non andava bene. Quindi biscottino per rotto comando, che comunque, ragazzi, esiste, non vi preoccupate, ce l'ho nel PC ma voglio aspettare. Faccio quest'altra settimana senza rotto comando e poi ricomincio con rotto comando.
Giordano Bertocci, ultima domanda. Bella thread, ma la GT che fine ha fatto? Sono troppo curioso di vedere. La GT deve arrivare, ragazzi. Mi hanno scritto che l'hanno costruita, cioè esiste la macchina, devono solo spedirla a Milano. Quindi inizialmente mi hanno detto che sarebbe arrivata entro metà aprile, però mi hanno detto no, non ti preoccupare, molto prima, anche entro fine mese, ma entro fine febbraio penso sia abbastanza complicato. Però secondo me metà marzo. Vabbè raga, biscottino GT, io vi ringrazio per la compagnia anche quest'oggi. Spero che abbiate passato dei 10 minuti, 8, quanto cazzo dura questo episodio. Divertenti. Ah cazzo, fa tutto il video con la tazza girata. Sono un coglione, vabbè. Spero che vi siate divertiti. Come ho detto, commentino, ho scritto DMB. Una domanda per il prossimo episodio. Lasciatemi un commento, arriviamo a 25.000 like, signori. Domani dovrebbe uscire un nuovo episodio di Fortnite. Ci vediamo alla prossima.